È un calendario che vuole parlare ai giovani, però vuole far riflettere anche gli adulti. Tramite 12 lettere che un maresciallo dei carabinieri, vedovo, comandante di una stazione, scrive al proprio figlio e toccando tutti quanti temi molto sensibili come per i giovani, come il bullismo, la solitudine, il rapporto con le dipendenze, il rispetto per gli altri, l'ambiente. E comincia a lasciare una prima lettera all'interno dell'album di fotografie della mamma. E dice al figlio: so che se tu tratterrai questa lettera avrai piacere di ricevere altre mie lettere. E ogni mese nel calendario troverete una lettera fresca, con uno stile molto semplice, che dà atto della sensibilità di questo maresciallo e anche dei dubbi che si pone nella quotidianità del suo servizio e dà così spende qualche riflessione col figlio, senza mai essere giudicante. È uno stile fresco, giovane, pop, in cui i carabinieri riescono nelle loro grandi uniformi storiche e tradizionali a essere moderni nella tradizione. Quest'anno ricorreranno gli 80 anni dell'uccisione del brigadiere Alberto Araldi, comandante Paolo, un piacentino, eroe della Resistenza, un eroe le cui gesta sono cinematografiche perché era un professionista del furto di armi ai nazifascisti e lo faceva tramite il furto di uniformi ai nazifascisti, entrava all'interno delle polveriere con camion tedeschi. È un eroe da raccontare perché è un eroe vicino, è un eroe del territorio e proprio la sua vicinanza al territorio credo sia un forte richiamo all'impegno per tutti.